Allora procediamo con l'appello. Luciana Cappelli, Barnini Brenda, Alderighi Maurizio, non c'è. Pampaloni Alessandro, Torrini Valentina, Cavallini Virgilio, Piccini Sandro, Mostardini Lucia, Cappelli Beatrice, Bartalucci Piero, non c'è, non l'ho visto. Bagnoli Roberto, Bacchi Francesco, Tempestini Silvana, Arzigli Alessio, Lenzi Diana, Scardigli Massimiliano, Galli Letizia, Biuzzi Fabrizio, Di Mula Saron, Gracci Francesco, Gori Antonio, non c'è, Baroncelli Paolo, Borgherini Alessandro, non c'è, Bianchi Fabio, Fruet Roberto, Cioni Emilio, Gaccione Paolo, non c'è, Morini Riccardo, Petrillo Sandro, Bini Gabriele, non c'è, Giacomelli Massimo e Neawani Hassan, non c'è. Bene, allora possiamo... Prego. Grazie Presidente, prima di iniziare i lavori di questo Consiglio vorrei che tutti si potesse partecipare a un minuto di raccoglimento in memoria di tutti i morti di questa tragedia che sta colpendo i paesi nordafricani, in particolare anche per queste persone che sono morte affogate, dove ci sono stati molti bambini e tante donne, perché è una tragedia che riguarda tutti noi. Grazie. Bene, ti ringrazio anche perché era intenzione del Presidente, per cui mi hai anticipato, ma credo l'hai fatto con grande piacere e con, credo che a nome di tutta la città sia una richiesta non solo da accogliere ma da fare nostra. Io credo che il dramma che in questi giorni si sta vivendo in un tratto di mare così vicino a noi sia un dramma che riguarda tutti, che riguarda tutta la nostra città e soprattutto tutta la nostra gente. Quindi vi invito a osservare questo minuto di silenzio. Prego. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io credo che il tema è un tema importante, quello di oggi, un consiglio comunale atteso dalla città. Mi fa piacere anche ci sia molte delle nostre concittadini. Intanto una notizia, non so se lo sapete, ma qui accanto è stata allestita una sala per chi volesse o chi non riesce ad ascoltare direttamente. Purtroppo la sala consigliare, è questa, però abbiamo attrezzato qui accanto una sala che segue in diretta i lavori del Consiglio, sia video sia audio. A questo riguardo ringrazio gli amici di Empolitia che sono sempre qui con noi a fare un servizio gratuito ma con grande spirito civico verso la città. Nomino scrutatori Cappelli Beatrici, Scardigli Massimiliano, Morini Riccardo. Allora possiamo iniziare i nostri lavori. I lavori prevedono, come abbiamo fissato in conferenza gruppo, l'introduzione da parte del sindaco, interventi di 15 minuti da parte dei consiglieri e la possibilità di presentare un ordine del giorno prima della fine della discussione dei lavori, quindi prima della fine della discussione da parte dei singoli gruppi.
voglio rammentare a me, anche per il pubblico, perché è chiaro che non tutti sono edotti sul regolamento del Consiglio Comunale, chiaramente questa è una sala che è adibita alla discussione dei consiglieri del Consiglio Comunale, qui non si tratta di avere o di raccogliere consensi o dissensi. I consiglieri sono assolutamente liberi di poter esprimere le proprie opinioni, anche se in dissenso di chi eventualmente facesse parte del pubblico. In base al regolamento il pubblico non può né dare cenni di, ve lo dico ma per correttezza, perché non vorrei, una volta detto, tutti sappiamo in che ambiti si possiamo muovere, né segni di dissenso né segni di consenso eclatanti, nel senso poi ognuno di voi la può pensare come vuole e ci mancherebbe altro, e non è questo il problema, ma è chiaro che i consiglieri devono avere la possibilità di esprimere in qualunque modo la propria opinione. Bene, grazie a tutti, possiamo iniziare, prego Sindaco. Buongiorno a tutti. Empoli oggi discute di cose assai importanti, ben oltre le comunque impegnative fasi di aggiornamento dello strumento urbanistico. L'inconsueta vivacità che registriamo spesso con sorpresa ha una spiegazione di fondo, seppure con episodi non del tutto giustificabili, se non per la durezza di una crisi che spinge, anche in forme improprie, a cercare occasioni di lavoro per le persone e per le imprese. La procedura avviata verso un nuovo regolamento urbanistico richiede che si faccia uno sforzo per esplicitare chiaramente quei nodi. Forse ne verrà un accordo maggiore tra le parti e gli interessi che si sono attivati, ma la trasparenza sui punti veri non potrà che giovare alla riflessione pubblica che riguarda l'intera cittadinanza. Empoli è una bella città, un bel comune, dove si vive bene e dove si lavora con capacità e gusto del fare, anche in una stagione dell'economia e del lavoro così dura e piena di incognite. La dotazione di servizi e di infrastrutture di ogni tipo, dalle strade alle politiche sociali, all'università, al sistema infrastrutturale, è ricca e capace di attrarre nuove residenze. Richiede ancora grandi impegni e l'ormai famosa delibera della Giunta si muove decisamente in quella direzione, ma che sono alla nostra portata. La qualità di Empoli è il risultato di una costante e attenta ricerca di equilibrio. L'attuale amministrazione, come tutte le precedenti, si ispira a questa impostazione. Ecco, allora un primo punto. Noi riteniamo, ma c'era sembrato che non vi fosse chi non lo ritenesse, che assumere l'idea regolativa di un comune di 50.000 abitanti fosse la cosa giusta da fare. Si pensa invece che possa essere di 70 o anche 80.000 abitanti? Non è uno scandalo, ma sarebbe secondo noi un errore che vorremmo scongiurare. Ma chi la pensasse deve, per responsabilità di fronte alla nostra comunità, dirlo chiaramente. Non possiamo fingere di discutere di metrature o addirittura di dettagli procedurali quando in realtà si sta forzando su quel punto. Bene, se assumiamo di partenza 50.000 abitanti, dobbiamo ricordare che siamo giunti oltre 48.000. Se ragioniamo di questo intervallo di circa 1.500 persone, anche se volessimo collocarle tutte in nuove edificazioni, giunge chiaro perché quella piccola cifra della variante di anticipazione è assolutamente logica. In realtà, sia pure considerando che è un'idea appunto regolativa e non un limite su cui non si possa ragionare per moderata elasticità, c'è molto da recuperare. Un secondo punto. Se conveniamo che le cose stanno effettivamente così, risulterà giusto, oltre che evidente, perché si adottano procedure per far sì che chi ha effettivamente intenzione di costruire lo possa fare,
mentre chi intralcia con aree su cui intende senza su cui attende senza decidere, smetta di essere d'ingombro ad una comunità che nell'insieme cerca le ragioni del proprio ulteriore sviluppo. Un terzo punto. Al recupero di aree e di volumi dismessi si giungerà quando il combinato di minori aree disponibili e di regole di intervento più agevoli faranno sentire la loro spinta. Appunto le regole per il centro storico, le aree industriali e in generale quanto si è nel tempo liberato da precedenti destinazioni senza trovarne di nuove. Questo è il punto. Quanto è possibile fare in termini di alleggerimento delle norme? Con la variante anticipatoria la delibera dice che sarà fatto. Per ciò che rimane consegnato alla variante generale, inevitabilmente, data la legislazione, l'amministrazione saprà dimostrare grande capacità di innovazione ed il coraggio necessario. Sembrerà strano, ma ragionando così si discute di urbanistica, grandi bardature e apparati concettuali spesso impiegati nella critica all'amministrazione ci portano invece da un'altra parte. Sembrerà ancora più strano, ma ragionando così si discute di urbanistica vera, quella buona, quella che prende per buone le ansie, i desideri e i sogni dell'abitare, quella che cerca con cuore e intelligenza di tenere insieme il bello e l'utile. Quella di cui si può discutere anche in bottega con linguaggio pieno e comune, parlando di figli e di anziani e di lavoro, parlando della Empoli che sentiamo nostra. Le esperienze di partecipazione che stiamo conducendo e che hanno avuto il 26 novembre scorso quel momento ricchissimo, rivelano una Empoli dell'impegno e della fiducia, che chiama a responsabilità il Comune, in primo luogo la Giunta naturalmente. Dal dibattito pubblico noi abbiamo ricavato l'invito ad uno scatto in avanti, in riferimento alla città naturalmente, ma anche ai temi dello sviluppo. In effetti, se il ruolo anticiclico del Comune può esserci nella sua proporzione, esso va esercitato con determinazione, abbandonando ogni residuo di attendismo rispetto a schiarite ormai attese da troppo e non ancora in vista all'orizzonte. Abbiamo preso questa decisione, saremo conseguenti. Fornisco qualche richiamo di inquadramento generale ed alcuni punti prospettici. Il primo riferimento è al circondario Empolese Valdelsa. Non come a un mero orizzonte di ragionamento, sia pure irrinunciabile, piuttosto e di più come ad un soggetto a pieno titolo con i comuni e da loro da tempo individuato come tale della programmazione territoriale. La variante generale al regolamento urbanistico che si impone per la già avvenuta scadenza della nostra strumentazione avrà quei caratteri. Li avrà anche nel metodo, giacché dei 2 anni necessari, il primo sarà anche impiegato in una variante di anticipazione, di cui tanto si parla affinché si abbiano quanto prima le prevedibili ricadute positive sullo sviluppo. Il ritorno, in termini di aggiornamento sul piano strutturale, darà adeguata solidità e prospettiva all'intera operazione. Gli indirizzi con cui passiamo a questo lavoro riteniamo siano importanti. L'idea progetto di un comune di 50.000 abitanti l'assumiamo secondo i criteri della qualità e della sostenibilità. La proponiamo agli empolesi e ai comuni del circondario come la risorsa adeguata per accoglienza, residenza e servizi per tutto il territorio di riferimento. Nel 2000 eravamo 44.000. Nel 2010 siamo 48.000, di cui 6.000 stranieri. Sono i numeri di per sé che esprimono il nostro orientamento al riuso e all'impiego davvero minimo di nuove aree. In primo luogo occorrerà allentare alcune nostre rigidità. Esse non sono estranee allo sviluppo bello e armonico che il nostro comune ha conosciuto. Tuttavia le regole, salvo i casi